È l'ventunesima edizione, sono molto orgoglioso di quello che ha fatto la provincia, i consiglieri che l'hanno lavorato molto, i collaboratori della provincia, ancora di più, e poi quando la provincia di Pavia collabora con il comune è ancora una gioia importante. Grazie a chi lavora la terra, perché è un lavoro duro. Stavo parlando adesso con un apicoltore che ha grosse difficoltà per le api, perché hanno dei problemi come tutti sappiamo, per cui vuol dire badare al territorio, che è una cosa molto importante. Nel Prato della Valle ospitiamo questo grandissimo mercato che diventa anche un veicolo di cultura, cultura di un cibo sano, cultura di un cibo che racconta la tradizione, che racconta la storia del territorio, che racconta anche un passaggio di consegne di generazione in generazione nel saper fare, nel saper coltivare, nel saper trasformare e nel saper valorizzare quello che la terra ci dà e portarlo direttamente sulle nostre tavole. I produttori agricoli, le migliori eccellenze della produzione agricola del territorio provinciale si mostrano ai cittadini padovani, della provincia, ai turisti che arrivano a Padova. Lo fanno in un contesto in cui si mette al centro anche la realtà delle scuole agrarie, tre scuole agrarie che quindi sforneranno il futuro di chi si occuperà di agricoltura e di ambiente, che sono il Duca degli Abruzzi di Padova, il Kennedy di Monselici, il De Nicola di Piove di Sacco. E questo connubio trova la sua completezza in chi i prodotti agricoli li trasforma, ossia il Pietro d'Abano, che è la scuola per antonomasia della provincia che si occupa di ristorazione, di enogastronomia. All'interno della tensostruttura si troverà un percorso sensoriale nella quale i cittadini di Padova e non potranno gustare e vedere quello che il nostro territorio produce, quindi una filiera a chilometro zero. Oltre all'esposizione ci saranno workshop, convegni, seminari e tutto ciò che farà capire ai nostri cittadini cosa la provincia di Padova può offrire. Vi aspettiamo. Sono felice di essere stato qui oggi a questo importantissimo evento che rappresenta un modello che è capace di affrontare anche un tema del futuro. Infatti qui noi abbiamo moltissime aziende che ovviamente trasferiscono l'importanza delle nostre tradizioni, delle nostre qualità, ma trasferiscono anche un messaggio soprattutto ai ragazzi e soprattutto ai giovani. Investire in questi settori rappresenta anche un modo per affrontare il futuro in maniera diversa, con più colore e più qualità. Quindi facciamolo e soprattutto fatelo. I prodotti nostri, dei nostri territori, i nostri prodotti tipici della nostra terra. E credo che questo sia uno degli aspetti importanti che ancora una volta portiamo qui in Prato della Valle a Padova, ma altrettanto, come in altre occasioni, sicuramente anche a Roma, per far conoscere a livello nazionale dei prodotti di eccellenza come sono i prodotti veneti e padovani. Sono presente tutti gli anni a questo che non è più un appuntamento, diventa un omaggio alle nostre tradizioni, alla nostra cultura e anche al grande lavoro che fanno tutte le persone che si dedicano all'agricoltura. E devo dire che qui non c'è soltanto nel titolo i sapori d'autunno, si racchiudono i profumi, gli odori, i colori delle terre, ma si racconta quella che è la storia dei vari territori. E in più quello che mi colpisce sempre è anche che a questo si unisce la formazione. Ci sono delle scuole di formazione per i giovani per prepararli al lavoro.